Sono con Manio Vadia, che debutta, ritorna, anzi non è un vero e proprio debutto, con Il violinista sul tetto al Teatro Nuovo di Milano dal 22 di febbraio. Io ho avuto la fortuna di vederla nel 2002-2003. Una necessità, un ritorno, perché? Ma questo è un musical molto molto particolare, perché coglie un mondo più conosciuto sicuramente negli Stati Uniti, perché molti ebrei sono emigrati lì e la cultura ebraico-centro-est europea negli Stati Uniti ha avuto un'influenza enorme, enorme, soprattutto nell'ambito dello spettacolo. Hollywood è stata creata da un pugno di produttori ebrei. Gli autori delle grandi canzoni, con l'eccezione di Cole Porter e Hoagie Carmichael, tutti gli altri erano ebrei. Nel periodo d'oro del musical, registi, attori, anche gente di cui il 90% delle persone non si immagina neanche che fossero ebrei. Allora, quindi, però da noi è assolutamente poco conosciuto, e questo musical, con una dolcezza, una grazia, un sogno, racconta un mondo che è stato cancellato, perché è un po' troppo per questa terra. La brutalità non può accettare un mondo di spiritualità e di sogno, e soprattutto un mondo che non ha terra, non ha nazione, ma vive nei luoghi come se fossero luoghi di spirito, eppure anche molto materiali, perché la spiritualità ebraica si sostanzia anche di ballo, si onora il cibo, la festa è spasmodica, e quindi un mondo veramente speciale, e questo musical lo rende accessibile a tutti. Io sono rimasto veramente sconvolto quando feci la prima edizione, che la persona che ha amato, o perlomeno che ha dichiarato di amare con un'enfasi incredibile questo film, è stato Ricci, quello di Striscia la Notizia. Io pensavo che mi avrebbe ammazzato, perché non sono i tempi suoi. Ricci è un colto, intelligente, però mi ha toccato profondamente, perché lui ha detto, quando ho visto di spiegarti la storia, ho detto, come faccio a reggere questa cosa, mi impicco prima che finisca il primo atto. E poi invece mi ha telefonato per dirmi che lui l'avrebbe rivisto un'altra volta e un'altra ancora. Allora ecco perché si entra in un mondo di cui tutti un po' hanno sentito parlare, Woody Allen, la comicità ebraica new-yorkese, ma da dove viene tutto questo? Ecco, viene dal mondo che raccontiamo noi. Ecco, la scelta ancora di mantenere le canzoni yiddish senza sovratitoli, come in yiddish senza sovratitoli. Io sono convinto, da sempre sono, la gente che ascolta le cose in inglese, ma quando mai capisce? Quanti sono che capiscono l'inglese? Noi parliamo un inglese aziendalista, quelli che lavorano, input, output, deal. Chi capisce veramente l'inglese? Sono pochissimi, eppure ascoltano. Perché l'unica cosa che capisco della canzone yesterday, fino all'inizio, poi ciao. Io sono sempre stato convinto che la musicalità di una lingua è insostituibile. Lei crede che si possano cantare le canzoni napoletane in un'altra lingua? E perché per le canzoni yiddish dovrebbe essere diverso? La canzone napoletana commuove i quattro angoli della terra, gente che non capisce una mazza di quello che canta. Elvis Presley fece un tentativo di mettere in inglese Sole mio, e fece quella famosa It's Now or Never, bellissima, ma non è un sole mio, è un'altra cosa. La lingua è suono, nessuno riflette su questo. Una lingua, prima di essere un insieme di significati, è un insieme di suoni, e il senso di una lingua è dato da quell'ineffabile sinergia di suono e significato, in particolare nel materiale poetico. Io conosco 8 lingue e ho letto le poesie in originale e poi tradotte. Cioè non è lontanamente paragonabile, neanche il francese all'italiano, neanche lo spagnolo in italiano. È comunque diverso. E allora io faccio questo lavoro di difesa del valore sonoro. Le spiego anche una cosa un po' cabalistica. Nell'ebraismo la lingua è costruita sulle consonanti. Nella Torah originale non ci sono le vocali, ci sono solo le consonanti. Le consonanti sono l'istituzione, le vocali sono la libertà del mondo. La ringrazio.